3000 caffè, li ho già presi perché... Un caffè, con un po' di humor. Un caffè con humor. Che? Con humor. Non c'è più, è finito. Ci metto un goccio di fernet, è uguale. Caffè corretto? Quale caffè corretto? Ve l'ho coordinato lei. Ma io ho chiesto un caffè normale. Caffè normale? Sì, con utopia. Un caffè con utopia. Con chi? Vogliono un po' di utopia, un goccio. Caffè? Non più normale, ma freddo, freddissimo. Un caffè freddo, freddissimo. Ma ne vogliono un altro, lo vogliono freddo. Freddo è corretto. Freddo è corretto? Ma che dice? Bollente dolcissimo. Bollente dolcissimo? No, amaro, tanto amaro. No, non lo voglio più. Non lo vuole più? No, signorina, lei adesso si prende tutto. Tutto, silenzio. Questo è corretto, questo è scorretto. Questo è l'humor, questo è l'utopia. Questo è dolce, questo è amaro. Questo è freddo, questo è caldissimo. E questo è offerto dalla ditta. Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente. Buongiorno Civitavecchia, eccoci qui insieme in questo martedì 23 giugno all'insegna del tempo umido. Mamma mia, fa veramente caldo e l'umidità la fa veramente da padrone. Però dai, l'estate è arrivata, certamente ci aspettavamo un cielo dal colore differente, ma noi non ci buttiamo giù, anzi cerchiamo un pochino di trovare l'energia tipica dell'estate, forza con il ballo dell'estate di latte sui derivati. Io si fa subito un cappuccino. Cosa sa il ballo dell'estate? A ballo io che ballo tu. Cosa sa il ballo dell'estate? A ballo tutte la tribù. E portatelo su, prendi l'altro braccio e portatelo su, prendi l'altro braccio e portatelo su, prendi l'altro braccio e portatelo su. E che sono un pulivo? Questo è il ballo dell'estate. E portatele su, afferra la caviglia e tirala di più. Ora con la lingua imita il cucù e adesso fai il canguro che saltella su e giù. Abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del vostro aiuto. Fate esattamente come vi diciamo. Voi dovete fare così quando noi vi diciamo via, ok? Via! Questo è il ballo dell'estate. Della libertà, la Basilica di San Giovanni Laterano, un Roland DX5, una Jeep, un bel Rolex d'oro, e ora fai 195,7 fratto 480 per 9 alla meno 3, 108, sbagliato, questo è il ballo dell'estate. Yeah!
bene, bene, giustamente la giusta carica per affrontare questa giornata e andare a scoprire insieme quali sono le news e gli aggiornamenti che riguardano il nostro territorio. E poi vi raggiungo e poi vi aggiorno, insomma più tardi arriverà Sophie Bennett e con lei parleremo in un po' in inglese, ma non solo. E di cosa parleremo? Di tante iniziative, ma in particolar modo la nostra Sophie oggi ha deciso di parlare del centenario di Eliot, uno dei poeti più celebrati del nostro tempo. E ora momento commerciale, rimanete qui sui 101.2. Pubblicità. Rimanete con noi. Stay with us. Restia al GNU. Radio Stella Città. Rosati Utensili, da oltre 50 anni al servizio di chi lavora. Utensili, edilizia, ferramenta, giardinaggio, fai da te, vernici a tintometro per carrozzeria, nautica, edilizia e industria e tanti altri prodotti. Vi aspettiamo in via Alfio Flores 17, zona industriale Civitavecchia. Rosati Utensili, perché la qualità si vede nel tempo. Rosati Utensili SRL, vi aspettiamo. Cara, dov'è la mia poltrona? Ho fatto un affare, l'ho portata al mercante in fiera. Ed ora io come faccio? Torniamo lì a prenderne un'altra, anzi, ci prendiamo un divano. Ma è lontano? No, è in via Apollodoro numero 67 a Civitavecchia. E allora andiamo subito. Certo, mercante in fiera, in via Apollodoro numero 67 a Civitavecchia, telefono 0766730089 oppure 329-4392160. Mercante in fiera, veniteci a trovare. Mercante in fiera, qui da noi trovi tutto quello che cerchi. Della città. Oh,
always see, and there is a world we can always be. If there is a kiss I stole from your mouth, and there is a light, don't let it go out. Song for Someone, canzone per qualcuno, sono gli U2, bellissima, bellissima canzone. Bene, allora andiamo a scoprire quello che accade a Civitavecchia nel suo comprensorio, ve l'avevo detto. Bene, intanto vi ricordo che questa mattina si parla di sanità all'autorità portuale. Conferenza dei servizi sanitari si comincia, si apriranno, ovvero si è aperto questa mattina alle 9 presso la sala convegni dell'autorità portuale i lavori degli stati generali della ASL Roma F, indetti per confrontarsi e discutere, spiega il direttore generale Giuseppe Quintavalle, dell'imminente rivoluzione che attende non solo il San Paolo ma tutta la Roma F. Questo è un momento cruciale per la ASL, continua il manager, c'è bisogno di tutti per affrontare al meglio le importanti sfide che ci attendono. E andiamolo ad ascoltare direttamente in questa intervista. Noi crediamo che la sanità sta cambiando, stanno cambiando proprio tante cose, non solo in termini economici, perché qualcuno potrebbe dire la spending, la riduzione di costi, sta cambiando il modo di fare salute, sta cambiando il modo di guardare l'ospedale, sta cambiando il modo di guardare il territorio e principalmente, se voi ben capite, l'Expo di Milano fa capire una cosa importante, si parla della dieta. E si parla dei fattori alimentari come prevenzione delle malattie. Quindi vuol dire che si è cambiato il concetto. Allora, una o due giorni di conferenza dei servizi in un contesto simile serve per far comprendere, e garantisco che il programma è proprio nutrito, cosa sta cambiando. Perché quando si parla di punto unico d'accesso, al cittadino interessa fino a un certo punto. Il cittadino vuole sapere, ma se io ho un problema che faccio? E quindi dobbiamo spiegarlo. E dobbiamo dire anche quali sono le criticità, perché non è che tutto va bene, perché i cambiamenti in corso in Regione Toscana per arrivare a quelle che sono le case della salute di oggi ci hanno messo 10 anni. Noi abbiamo iniziato un lavoro e stiamo recuperando i tempi, però naturalmente i nostri 10 anni sono partiti quest'anno. Magari ce ne metteremo 5-6, però per arrivare al regime. Quando si parla di carcere, si parla di prevenzione, si parla di vaccini, ancora ci sono dei medici che attribuiscono che a un vaccino ci può essere una patologia come l'autismo e allora si sta dicendo non vaccinatevi, allora magari noi diamo una corretta informazione che non parte però dal nostro operatore dipendente, benché sia molto ben formato, ma parte da rassegne scientifiche e da cose anche importanti. Quindi la conferenza dei servizi serve per dire a tutti ci siamo, ci siete, perché ci sono anche le associazioni di volontariato e, dicevo, la fondazione o le fondazioni. Per noi è fondamentale, cioè noi diciamo dalle fondazioni del territorio prendiamo molto e vorremmo dare anche molto, perché quando alcuni reparti sono stati visti in funzione, la fondazione Cassa di Risparmio ha detto meno male che l'ho dato. La salute è un bene pubblico, quindi partiamo dalla prevenzione alle malattie, alla cura in caso siamo malati e poi vediamo cosa fare per i cronici. Quindi domani e dopodomani si parlerà di tutto a 360 gradi. Questa è l'intervista che ci è stata gentilmente concessa da Provincia TV, Mecenate TV. Infatti parla di domani, ma in verità è oggi, perché è andato in onda ieri sera all'interno del telegiornale questa intervista. E vi ricordo intanto che qual è il momento clou che si terrà, che per importanza, ma non so, anche per, soprattutto per imminenza, riguarda l'attivazione del nuovo punto nascita distrettuale di cui si parlerà ampiamente nella giornata di domani. Infatti il 9 luglio è stata fissata l'inaugurazione della nuova unità di ostetricia e quindi si partirà con il nuovo distretto di con il nuovo servizio distrettuale. E ora parliamo di
piccoli fatti di cronaca, piccoli per modo di dire. La drenazione in pieno giorno è stata ripulita a una villetta. Il furto sabato poco prima di mezzogiorno. I malviventi sono stati notati da una vicina che possiamo dire, quindi, dopo il colpo al negozio di abbigliamento sportivo di via Buonarroti, svaligiato nella notte tra giovedì e venerdì. Anche stavolta la vittima è un commerciante locale che però ha dovuto subire la visita dei soliti ignoti nella propria abitazione sabato mattina. Il raid sembra si è scattato intorno alle 11:30, ragazzi. Mamma mia, quindi occhi, chiudete bene tutto, chiudete veramente tutto bene. Poi c'è stato un incendio, ve ne sarete accorti, una cucina è andata a fuoco a Lungo Porto Gramsci. Intervento degli uomini della Bonifazi che hanno evitato il propagarsi delle fiamme. Nella notte tra sabato e domenica, due mezzi in azione. Invece poi nella notte tra sabato e domenica sono stati due i mezzi in azione in zona industriale, perché è andata a fuoco un camion, che dire, ne hanno avuto i vigili del fuoco, hanno avuto molto da fare. Tra parentesi, ma chi è che non piacciono i vigili del fuoco? Io credo che faccia parte di quegli ordini, di quei servizi statali che hanno comunque, riescono a mantenere il loro fascino, vengono visti un po' come eroi perché loro tutti i giorni mettono a repentaglio la propria vita perché combattono proprio il fuoco, che comunque è pericoloso, e loro lo fanno per passione, chi lo sa. Però è un, ditemi cosa ne pensate, però secondo me è un ordine veramente affascinante. Proseguiamo parlando di cronaca, questa volta parliamo di quel ragazzo 25enne che è stato preso con la droga. Bene, resta in carcere. Ricordo che venerdì sera la Guardia di Finanza lo ha fermato con 20 kg di hashish. Ieri mattina c'è stata la convalida e GL iniziale è stato intercettato da ai militari al porto. Che ha fatto? Lui è arrivato dalla Spagna con 20 kg di hashish, è stato fermato e arrestato. Ma anche qui andiamo ad ascoltare l'approfondimento, almeno capite bene quello che è accaduto. Però vi ricordo che il 25enne rimane in carcere, c'è stata proprio ieri la convalida e dovrà rispondere di detenzione di un ingente quantitativo di stupefacente. Ancora un grosso sequestro di sostanza stupefacente al porto di Civitavecchia. Un'operazione portata a compimento dalla Guardia di Finanza di Civitavecchia. I militari delle Fiamme Gialle, agli ordini del maggiore Antonio Nusca, venerdì sera hanno scovato un grosso quantitativo di droga, ancora una volta proveniente dalla Spagna. Su questa operazione però c'è molto riserbo da parte degli stessi inquirenti, un riserbo che lascia intendere che l'inchiesta potrebbe portare ad ulteriori sviluppi ed eventuali riscontri. Per il momento trapela solo che la Guardia di Finanza è riuscita a mettere le mani su un corriere della droga arrivato a Civitavecchia a bordo della nave proveniente da Barcellona. All'interno di un'automobile scesa dal traghetto, i finanzieri, grazie soprattutto all'ausilio dei cani antidroga, hanno intercettato circa 20 kg di hashish che erano stati occultati dentro un doppio fondo che si era stato ricavato sulla vettura. A quel punto sono scattate le manette per il proprietario dell'auto. Si tratta di un sardo di circa 40 anni che è stato associato al carcere di Borgata Aurea. Sono le 10:59 minuti. Radio Stella, Città News. Buongiorno, apriamo con la cronaca. La polizia ha eseguito 7 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di dirigenti del Catania Calcio che avrebbero comprato alcune partite del campionato di calcio di Serie B appena concluso. Questo per consentire alla squadra di vincere ed evitare così la retrocessione. L'inchiesta che è partita è coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catania. I dirigenti arrestati, tra cui il presidente Pulvirenti, sono accusati di frode e truffa. Sono 5 le partite sotto inchiesta. E poco fa è intervenuto il presidente della Lega di Serie B a Bodi: il rischio di invalidare il campionato non esiste, la responsabilità è individuale. Così a Bodi dunque sull'inchiesta di Catania riguardo il fatto che possa di fatto invalidare il campionato di Serie B appena concluso. La situazione è circoscritta, anche se indubbiamente c'è un incidente sulla competizione stessa, ha detto il presidente della Lega di Serie B. Mi auguro solo che si possa riaprire la nuova stagione sotto gli auspici migliori e ci sia un processo veloce.
E veniamo agli esteri, parliamo della crisi greca, accordo vicino tra il paese ellenico e l'Europa, domani altro vertice importante per fissare i dettagli, e la borsa di Atene apre con il segno positivo, ma per tutte le ultime sentiamo Luisa Ginetti. L'Euro Summit, il vertice dei capi di Stato e di Governo dell'area euro convocato in sessione straordinaria, non produce un compromesso sulle riforme della Grecia, ma apre la strada per un'intesa. Ma trovare un accordo sarà imperativo, semplicemente perché non abbiamo i tempi supplementari, afferma il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker al termine del summit. Il 30 giugno scade il secondo programma di salvataggio per la Grecia e Atene deve restituire 1,6 miliardi di euro al Fondo Monetario Internazionale. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi, lasciando la sede del vertice, si è limitato a dire che si sta lavorando, e anche la cancelliera tedesca Angela Merkel ha elogiato la buona proposta del governo Tsipras, anche se ha avvertito bisogna lavorarci su e rimane poco tempo. Non si ferma la corsa dell'industria dell'auto, che ad aprile vede fatturati in crescita del 32,5% rispetto all'anno precedente. Lo rileva l'Istat, si tratta di un aumento a due cifre consecutivo da ottobre 2014, anche gli ordini sono in forte aumento con un più 29,5%. Chiudiamo con il calcio, le ultime tra il Parma che ripartirà dalla Serie D e il calciomercato. Alessandro Sgamma. Il Parma Calcio è ufficialmente fallito. Nella giornata di ieri sono scaduti i termini per presentare le offerte valide a risanamento dei debiti accumulati dalla società emiliana. Nemmeno gli ultimi due possibili acquirenti sono riusciti a far fronte alla cifra in negativo accumulata negli ultimi tempi dal club ducale. Dal prossimo anno niente Serie B, si ripartirà dalla Lega Dilettanti. Sempre in tema di mercato, Mandzukic è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus, mentre l'Inter, scatenata, prova ad acquistare anche Salah dal Chelsea dopo i colpi Miranda e Kondogbia. Quest'ultimo soffiato a sorpresa al Milan per l'euforia dei tifosi nero-azzurri. Intanto Paolo Sousa è sbarcato a Firenze, la mia ambizione ci porterà lontano. Queste le parole del nuovo tecnico fiorentino. È tutto per questa edizione, al prossimo aggiornamento. Avete ascoltato Radio Stella Città News. Sotto il petto, forse perché da quella data di settembre è aumentato il senso corrisposto del sospetto. Dal cielo arrivano le bombe garantite intelligenti che feriscono i sopravvissuti e comunque crean carie ai denti. Che vita! Ah, puoi dirlo, sento sempre il peso di un controllo appeso al collo. Che vita! Si direbbe fuori dal contesto, su nell'universo, nello spazio. Infatti è forse un po' per punizione che ci batte in testa il sole nonostante la tettoia. Non credo che nessuno ormai si stupirebbe se un bambino gli chiedesse a cosa serve una grondaia, a cosa servono i palloni incastrati sotto le marmitte, a ricordare quando fuori si giocava fra le 127. Che vita! Ah, puoi dirlo, sento sempre il peso di un ricordo appeso al collo. Pietro Mennea e Sara Simeoni sono rivali alle elezioni. Però sul ponte fra Messina e Reggio gli operai a gettoni sono progettati dalla Sony. Alla mafia è andato in cambio un Tamagotchi e il monopolio nazionale del settore videogiochi. E mentre inaspettatamente comincio a perdere i capelli, ho visto in giro i miei gemelli pettinati ancora uguali, uguali. Che vita! Ah, puoi dirlo, sento sempre il peso di un controllo appeso al collo. Thank you.
Samuele Bersani, che vita! L'abbiamo appena ascoltata e ora andiamo a fare un salto nel comprensorio. Questa volta parliamo di Cerveteri. Alla Necropoli il Visitor Center è inaugurato ieri il centro visite alla presenza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e del sindaco Alessio Pascucci. Una struttura da 480.000 euro. Si tratta però del primo grande intervento nell'area dal 1930. Andiamo ad ascoltare l'intervista che è stata realizzata proprio a Nicola Zingaretti a proposito della necropoli e a questo Visitor Center. Presidente, inauguriamo qui a Cerveteri il Visitor Center, un altro passo in avanti per la valorizzazione di questo sito meraviglioso. Sì, è un esempio che il Lazio cambia e cambia in meglio. Qui arrivavano e arrivano ogni anno oltre 60.000 turisti per visitare uno dei siti archeologici più importanti del Mediterraneo, ma c'era un deficit di infrastruttura, a cominciare dai bagni o da un visitor center degno di questo nome, assolutamente evidente. Ora anche questa lacuna è superata, ci sono stati nell'area oltre 2 milioni, circa 2 milioni di euro di investimento per la nuova strada, per questo visitor center. Aprirà qui un punto ristoro, si farà grazie alla generosità di un cittadino che ha messo a disposizione la sua terra, un cammino per arrivare dal centro della città fino alla zona archeologica. Insomma, con la passione le cose cambiano e migliorano. Questo porterà sicuramente più turisti, più economia, più crescita, più PIL, ed è esattamente quello di cui noi abbiamo bisogno: non dare pacche sulle spalle, ma dimostrare che governando bene si cambiano le cose. E ascoltiamo, perché lì è presente un importante vaso, ascoltiamo anche questo intervento, così almeno sapete cosa potete trovare nel nostro territorio. Qui intorno veramente ci sono tanti luoghi da conoscere, un pomeriggio da trascorrere magari in famiglia con i bambini, che potrebbero essere entusiasti di fare un giro del genere. Ma ascoltiamo. Intanto restano puntati i riflettori sul vaso di Eufronio. Sì, il vaso di Eufronio e il cratere di Eufronio e la Kilix, entrambi hanno consentito alla nostra città di avere un incremento di visitatori al museo, registrando il più grosso incremento di biglietti avuto in tutta Italia quest'anno. Quindi insomma siamo soddisfatti di essere i primi di questa grande classifica, e abbiamo scritto qualche settimana fa, io non l'avevo ancora divulgato alla stampa, l'ho detto oggi, una lettera al ministro mostrando i dati, dimostrando che quei reperti a Villa Giulia non hanno portato a nessun decremento, quindi Villa Giulia sta come prima, e chiedendo che rimangano da noi in modo definitivo. Adesso che sarà anche il giubileo nel 2015 sarà un'occasione per il nostro comprensorio di trovare anche un nuovo tipo di turismo, perché Cerveteri ospita Ceri, un santuario mariano molto importante, e avere i reperti qui sarà fondamentale. Fanno bene, si stanno dando da fare in vista del giubileo che porterà qui nel nostro territorio milioni e milioni e milioni di fedeli. E ora parliamo di un altro evento, questa volta facciamo un balzo in collina, weekend a costo zero. Tolfama 99 Arts, il teatro di Giobbe Covatta, hanno infiammato il paese richiamando tanti visitatori in collina, quindi arte a tutto tondo, Pienone a Tolfa. Anche qui ascoltiamo l'approfondimento. Siamo contenti di aver concluso questo percorso che è iniziato in aprile e che deriva dalla collaborazione del comune di Tolfa con Peppe Casa, Claudio Codiconi e tutta la squadra di Marte Live. È diciamo una branchia che si sviluppa dalle
l'esperienza di Tolfarte, quindi anche questa volta continuiamo nel nostro obiettivo di valorizzare il centro storico del nostro paese attraverso l'arte, in questo caso attraverso l'arte estemporanea e contemporanea. L'idea parte dal 2010, già avevamo sperimentato a Roma e in breve questo evento gioca sulla numerologia, sul numero 3, infatti si arriva a 99 arts dopo aver fatto in 33, che è il primo evento, più 66 e poi 99 arts, che in cui sono presenti appunto tra artisti e spettacoli 99 opere, 99 spettacoli e per arrivare al numero 99. Questa è un bel format su cui giochiamo, ma attorno a questo format i contenuti sono molto vari e interessanti. Già come ha detto Nadia e Marco Ardizzi. Che dire? Insomma, sembra che sia stato un vero e proprio successo e tantissimi visitatori, quindi la cittadina collinare si conferma molto brava nell'attrarre persone. E anche, lo possiamo dire, anche a Lumiere non è da meno. Sagra della Lumaca è stato un successo. Il presidente della contrada Sant'Antonio Sante Superchi si dice soddisfatto per l'ottimo trend della 13ª edizione che si è conclusa domenica. Gran finale con i combattimenti di Muay Thai e con l'animazione di Paolo Visciola, comunque è andata a gonfie vele. A proposito di lumache, pericolosi per coloro che vogliono, insomma, che gli piacciono. Io l'ho già detto, ho dichiarato la mia posizione, perdonatemi, non sono un amante delle lumache, però oggi alle 18, bene, ci sarà oggi e anche domani presso il centro storico di Civitavecchia in piazza Aurelio Saffi la lumacata di San Giovanni. Quindi nel centro storico di Civitavecchia tra via Trieste e piazza Saffi, ovvero San Giovanni, si terrà la tradizionale lumacata. Piazza Saffi e piazza Leandra sono attrezzate con tavoli e panche per permettere a tutti di passare due serate in compagnia di amici e non. Ad allietare e intrattenere i visitatori ci saranno anche artisti di strada, ma soprattutto le migliori lumache del comprensorio, perché queste si troveranno tutte lì pronte per essere assaggiate e degustate. Che dire, per gli amanti è un'ottima occasione, dicono che sono buonissime. Io mi tiro fuori, scusatemi, non ce la faccio ad assaggiarle, è più forte di me, non ce la posso fare, io non so neanche che sapore hanno, però. Quindi dite, se non l'hai mai assaggiato, ma avete presente quelle cose che ti fanno un pochino senso? Beh, a me le lumache mi fanno un pochino senso, che posso dire? E ora una canzone romantica, mi va proprio di ascoltarla, sono in Negrita e questa è Magnolia.
tuo senso pratico, la tua forza e l'ironia. I cieli neri intorno a noi sono soltanto nuvole che dolcemente soffi via, e niente può far male più, lo sai. Lo sai. Vorrei dimenticarvi tutti, amnesia, rimango sveglio con la luce accesa. Radio Stella Città. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Brivido felino, sento che mi vuoi. Radio Stella Città. Tu che pensavi lo stress mi avessi ucciso, ora senti questo inciso che ho scritto. Radio Stella Città, per tutti i gusti, per tutte le età. C'è sempre una canzone. To tell us how the scientific means to bliss, the super.
Sting. Bene, bene, bene. Nel frattempo ci ha raggiunto finalmente la nostra Sophie Bennett. Good morning, Sophie. Good morning. Bella, oggi ragazzi è vestita red e white. Yeah, I am, aren't I? I look like I should be going boating. I was thinking that, no? Come sì. Quelle che vanno a fare hunting, come si dice in italiano? Da me mi dai l'idea marinara, come se devi andare in qualche yacht super figo, Sophie, a fare un party. Sto cercando, ok? Mi sono vestita e sto aspettando l'invito. Vediamo, non lo so, oggi non ho fatto caso se c'erano tanti yacht giù al porto. Magari, che ne sai? I don't know, there's a cruise ship, I noticed a cruise ship. Nel porto storico, sotto il Forte Michelangelo, ogni tanto arrivano certi yacht, da sogno. Yeah, la tua scuola è anche lì vicino, quindi magari vai a fare una passeggiata. Ho la valigia pronta. Amazing, amazing. Fantastico. Ok, io già ho dato una piccola anticipazione di quello che andrai, soprattutto tu, perché sei tu l'esperta del settore. Esperta non direi, comunque, anyway. Vabbè, sicuramente ne sai più di me e anche dei nostri ascoltatori. Poi se qualche ascoltatore magari è preparato, non esitate a chiamare 0766 542970. Infatti io faccio un invito a tutti i ragazzi adesso che stanno studiando per la maturità, che hanno studiato letteratura inglese. Oui, yeah. To chiamarci e dirci tutto quello che conoscete su T.S. Eliot, perché lui fa parte del programma del superiore. T.S. Eliot, yeah, he's one of the... No, ti dico, io sono un pochino ignorante in letteratura inglese, perdonatemi, okay. Perché non l'ho studiata. That's okay, you studied other things, I've fatto altre cose. Sì. Yeah. Non possiamo essere esperti a conoscere tutto. No, infatti, però li portate, uno legge, poi e questa è un'ottima occasione per imparare e conoscere un personaggio nuovo, assolutamente. Bene, sono molto felice, ragazzi che state studiando la maturità, ce n'è uno che è preparato su TS, su Eliot, fateci sapere, io sono con... Dai, è un'occasione, avete la possibilità di confrontarvi con Sophie Bennett, che è proprio un English teacher, e quindi farete come una sorta di prova d'esame in maniera divertente, no? No, that's not quite what I meant, that's not what I meant at all, come diceva Eliot, that's not what I meant at all, non è quello che intendevo, che no. Fare l'interrogazione, chi chiama? Ma non un'interrogazione, ma magari hai presente che quando stai sotto esame cerchi sempre qualcuno con cui ripetere la lezione. Oh, okay, yeah. E quindi magari uno lo fa in maniera differente e in diretta, ripeti quello che hai studiato, quello che hai preso. Sì, invece sono tutti al mare, secondo me. Pure secondo me. Diciamo che si è aperto il tempo, questa mattina sembrava un pochino più grigio, ma... Si è It's very, very windy today. Yeah, very windy. Pizza. Where is the summer? Yeah, and don't say it's English weather, perché sì. Tutti provano a dire, oh, English weather, no, tempo no, inglese, no. Tempo inglese, oh, this is Italian weather. È vero, è cambiato anche dalle nostre parti il tempo. Yeah. Ok, Sophie, allora presentiamo chi è T.S. Eliot. T.S. Eliot, she was a famous poet. He was born in 1888 and he died in 1965. Yeah. And it's the centenary this year, 2015, for the publication of one of his most famous poems, which is the Love Song of J. Alfred Prufrock. Che è una canzone di amore, sì. Di J. Alfred Prufrock, che è proprio anti-eroe, veramente non è il tipico eroe Byronic hero, non è okay. Questo romantico gotico tutto muscoloso scuro, no, J. Alfred Prufrock è più tipo che lavora in banca, che è l'impiegato un po' tutta un'altra storia, quindi c'è questo protagonista un po' triste, veramente, comunque molto vulnerabile. So this Lady. Is the love song of J. Alfred Prufrock, and it's kind of a confession. Anyway, that's one of the things he's very famous for. And I don't know if you've heard of the play Cats. Mai sentito di Cats? Ma il musical anche? The musical. Cats è proprio basato su un libro di poesia che ha scritto T.S. Eliot. Non lo sapevo, vedi quanto nella mia ignoranza, perdonatemi, e credo che neanche i nostri ascoltatori. Ricordo che il musical Cats è arrivato anche a Civitavecchia qualche anno fa al Teatro Traiano e è stato molto bello. Right, ok, and that was based on his book Old Pussum's Book of Cats, per esempio. Poi in altro lavoro opera per cui molto famoso, excuse my grammar, no. per quale per cui è molto famoso, per la quale è molto famoso, ok, was The Wasteland.
The Wasteland, io non so come è tradotto in italiano, comunque è comunque un lavoro bello pesante. He's a difficult poet. Ok. He's not an easy poet to understand. Ok, non è molto semplice. Bene, quindi ecco, credo che non l'ho mai sentito, forse. Ecco perché l'hanno messo sul programma, probabilmente dei superiori. Poverini, avete tutta la mia, il mio appoggio, la mia solidarietà. Poverini. Quindi comunque siccome non sono proprio ferrata in letteratura inglese, tranne Shakespeare che forse lo conosce tutto il mondo, per il resto pochi sono gli autori che conosco. Questo rappresenta uno degli autori importanti che si studia al di là qui in Italia, ma anche all'estero, in Inghilterra, presumo. Yeah, I mean, I first came across him when I was at school, actually. Faceva parte del mio programma. Vedi? Yeah, so it's kind of nostalgia there. Infatti ho anche qualche amica da scuola sulla mia pagina Facebook, allora ogni tanto facciamo: ah, ti ricordi quando eravamo lì nell'aula, T.S. Eliot, con l'insegnante? Bene. E quindi è importante per questi poemi, abbiamo detto questi due importanti poemi che ha scritto, ma non so, come di una curiosità, in letteratura inglese, scusami, esce fuori la vena giornalistica che hai in me. Ok, I hope I can answer the question, go on. No, perché magari noi abbiamo anche la curiosità, insomma, di conoscere, abbiamo degli autori che, se tu parli di Carducci, è stato fondamentale anche per la lingua, parli di Leopardi, che sentivo nominare tante volte, era importante per il discorso del romanticismo, bla bla bla. E come possiamo definire l'importanza di questo poeta, scrittore inglese? Come possiamo dire l'importanza? He was a very difficult poet. He was very typical of his age, I guess. Okay. He was writing in the 1920s, 1930s. He went to England in 1914 because he was American. Okay. He was a contemporary of Ezra Pound, another famous writer, Bergson. I think we need to ask some of the students from the Superiore lì. Chiediamo queste domande ai studenti. Ecco, ragazzi, fateci sapere, sono curiosa, perché dici, come ve l'hanno contestualizzato questo scrittore poeta all'interno del programma? Ci fermiamo qualche istante con le news, rimanete qui su 101.2. We'll be right back.
Simple Mind, l'abbiamo appena ascoltato, e nel frattempo sto scoprendo un autore, un poeta nuovo, e questo grazie a Sophie Bennett, veramente. Anche spero che possa piacere questa iniziativa anche ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, perché questa è cultura veramente, e soprattutto scopriamo una cultura diversa dalla nostra. Bello, grazie Sophie. È diventata seria perché vorrebbe dire, ma è no, perché è molto difficile poi a comunicare comunque in modo breve che chi è T.S. Eliot, perché certo, come dicevo, è un poeta molto difficile, molto profondo, poi ci sono tante allusioni anche a diverse culture. Lui ha anche studiato Sanskrit, credo, ha studiato anche molto Dante, ci sono anche riferimenti a Dante anche nelle sue poesie, ha studiato filosofia lui. Ah, wow. Filosofia, è stato Oxford, anche se non le è piaciuto Oxford. Beh, chissà come mai, forse perché erano tutti un po' fighetti, erano tutti un po' push, giusto? Sì, non mi ricordo, che cosa ha detto? È stato proprio scortese, ha detto odio le città dell'università e la gente dell'università, chi sono le stesse ovunque. Oxford è carina, ma a me non mi piace essere morto. Ecco. Allora lui lo vedeva così, vedi? Fantastico. Quello che dovrebbe essere una grande ispirazione, perché è stato anche Oxford. Era americano comunque, studiato sì, anche a Parigi, credo. Studiato a Harvard, studiato filosofia. Poi alla fine è finito a lavorare in banca. Ecco, anche lui. No, scherzo. È finita la... ragazzi, perché alla fine uno deve mangiare, quindi deve andare a lavorare. Non era che è un posto di lavoro tanto brutto per quei tempi, lavorare in banca, no? No, ma vedere, comunque uno può lavorare in banca e anche fare poeta. Certo, yeah, assolutamente. Yeah. Assolutamente. So che tu ci vuoi condividere con noi un pezzo, una parte di una sua poesia. Leggo l'inizio, ma stranamente l'inizio di questo poema, The Love Song of J. Alfred Prufrock, è in italiano. Wow. Yeah, infatti credo che sia un estratto da Dante. È possibile, se, yeah, se lui... Perché è una confessione. Questa Love Song of J. Alfred Prufrock è tipo la confessione di questo uomo un po' triste, molto self-conscious, non ha molto sicurezza nel se stesso. Sì. Infatti tutta la poesia parla di tutti i suoi complessi, preoccupazioni, che lui vede il mondo che tutte le altre sono la società che è molto sicura di sé, e lui non entra, si sente sempre inferiore a tutte le altre. Wow, ok, un allora pensiero profondo. È un anti-love song, veramente. Yeah. Ok, ci provo? Vai. Ok, The Love Song of J. Alfred Prufrock.
nel mio italiano con l'accento inglese. Se io credessi che mia risposta fosse a persone che mai tornasse al mondo, questa fiamma staria senza più scosse. Ma perciò che giammai di questo fondo non torno vivo alcun, se odo il vero, senza tema d'infamia ti rispondo. Lo sai di dove viene? Do you know where it comes from? No. Comunque credo che è una confessione di uno che va nell'inferno e sapendo che non torna più, fa questa confessione. Okay. Proprio apertamente. Apertamente. Yeah, so this is where Prufrock, Alfred J. Prufrock fa la sua confessione. Ma molto bello, profondo, sì. E poi lì parte la parte, dai, un pezzettino in inglese, vogliamo anche ascoltare, dai. You ready? Vai, yeah, we're ready. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient etherized upon a table. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels and sawdust restaurants with oyster shells, streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask what is it, let us go and make our visit. In the room the women come and go, talking of Michelangelo. And then it goes on. Va, bello. È lunghissimo, lunghissimo. Bellissimo, bellissimo, ma molto realista, nel senso, lui da quello che si evince racconta la realtà di quel periodo, giusto? Fondamentalmente. Sì, ma perché poi questo sarà stato pubblicato in 1915. Che siamo proprio intorno al periodo della guerra mondiale. Sì. È molto realista, è modernist, yeah. Poi in quell'epoca c'era anche Stream of Consciousness di Virginia Woolf e James Joyce. Era proprio un periodo molto, c'erano tanti scrittori belli in quel periodo. Vero, yeah. Beh sì, James Joyce. Ragazzi, Virginia Woolf, hai fatto due nomi di due big che sono arrivati, hanno superato l'oltreoceano e sono arrivati ovunque, in America, in Australia, tutti sanno che loro ci sono stati, è vero, bellissimo, bellissimo, mi piace questa idea di leggere poesie in diretta, lo sai Sofì? Veramente? Sì. Yeah, you like it? Shall I go on? Vai, go on. Yeah, shall I continue? Allora facciamo, leggo un'altra parte del poema che forse sarebbe più interessante per l'ascoltatore, che quando lui parla di se stesso, questo fatto di, perché lui va in questa, forse una mostra, qualche incontro, un soirée, dove tutti sono molto dell'alta classe, molto sofisticati, tutto sicuro di loro, parlano di Michelangelo, si sentono tutti... Certo, vogliono fare gli intellettualoidi, parliamo di cultura, immagino negli ambienti inglesi, su queste poltrone sontuose, il sigaro in bocca o la pipa, e parlano. Sì, e invece lui si sente proprio la sua vulnerabilità, inferiorità in questo contesto. C'è un'altra parte del poema, lui dice, parla proprio di questo fatto di non essere nessuno importante. No, I am not Prince Hamlet, nor was meant to be. I'm an attendant lord, one that will do to swell a progress, start a scene or two. Advise the prince, no doubt, an easy tool, deferential, glad to be of use, politic, cautious and meticulous, full of high sentence but a bit obtuse, at times indeed almost ridiculous, almost at times the fool. I grow old, I shall wear the bottoms of my trousers rolled. Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach? I shall wear white flannel trousers and walk upon the beach. I have heard the mermaids singing each to each. I do not think that they will sing to me. Pubblicità. Radio Stella Città. Rimanete con noi. Stay with us. Restia avec nous. Radio Stella Città. TheMaster.it. SOS PC. A Civitavecchia, l'unico servizio assistenza PC a domicilio. Riparazione PC, configurazioni periferiche, installazione impianti di videosorveglianza, creazioni siti web statici e dinamici, reti LAN private e aziendali, piccole app Android, computer grafica, SOS PC, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.
Per informazioni 348 92 09 344, www.de-master.it. Mama Service, buongiorno. Buongiorno, volevo sapere se avete cartucce per la Samsung. Rigeneriamo direttamente cartucce e toner di qualsiasi marca e modello. Guardi, preferisco il prodotto originale. In passato ho avuto una brutta esperienza con il rigenerato e non voglio roba cinese. Non c'è problema, trattiamo gli originali di tutte le marche. Ma se vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità, le consigliamo i nostri prodotti rigenerati. Le lavorazioni sono realizzate interamente presso i nostri laboratori e le materie prime che utilizziamo sono giapponesi, statunitensi ed europei. Ci venga a trovare, le offriamo un caffè, le mostriamo il processo produttivo e poi deciderà. Ma offrite anche la cena? Mama Service, rispondiamo a quasi tutte le vostre richieste. 0766 500 203. Radio Stella Città. I feel good, I knew that I would. I feel good, I knew that I would. So good, so good, I got a year. Wow, I feel nice, a sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel that sugar and spice. I feel nice, that sugar and spice. So nice, so nice, I got you. No harm, and I feel nice, that sugar and spice. I feel nice, that sugar and spice. So nice, so nice, I got a year. Wow, I feel good, I knew that I wouldn't. I feel good, knew that I would. So good, so good, but I got a year. So good, so good, but I got a year. So good, so good, but I got a year. Abbiamo svegliato i nostri ascoltatori, eh? I think so, James Brown. Yeah, so good. Bene, bene, perché è bellissimo quello che oggi stiamo per scoprire, questo piccolo percorso all'interno della letteratura inglese alla scoperta di un autore che è stato importante per la storia appunto letteraria. Ha vinto anche un premio Nobel, giusto Sofi, se mi ricordo, e scoperto, mi sembra proprio nel 1948 ha vinto il Nobel per la letteratura. Sì, anche Poet Laureate, credo che lui è stato anche in Inghilterra, sì. Wow. Mi sfugge adesso, sì, no, è una grande, è da scoprire veramente. È da scoprire. Sì, sì, è profondo, come dicevi, c'è tanta illusione di diverse culture, anche romani, greci, buddismo, tu, è molto filosofico, molto profondo. Sicuramente poi fa parte di quei personaggi che raccontano le emozioni
che hanno provato i giovani nel vivere un periodo storico importante, che è quindi la Prima Guerra Mondiale. E non è facile, perché lì poi ti arrabbi, ti rendi conto di quali sono le cose vere e importanti della vita. Infatti lui non sopporta questo, da quello che abbiamo ascoltato anche prima, che lui dice: io non appartengo a quegli ambienti. Io, come inizia proprio in un modo quella parte che tu hai letto, dice: io non sono... qual era? No, I'm not Prince Hamlet, nor was meant to be. Ecco. Io non sono il principe Hamlet. Non sono un protagonista. Ecco. E non dovevo essere. I'm an attendant lord, che sarebbe uno di quei extra, uno dei come si chiama, assistenti, signori assistenti, uno di le persone secondarie. Certo. Allora nel spettacolo non è un protagonista. Certo. È uno che riempie spazi nel retroscena. Io sto dietro le quinte, sto. Sì. È bellissimo, quindi ti dimostra proprio: non voglio, io rimango in disparte a vivere un po' quella che è la sua parte più profonda, le sue emozioni. E fragilità anche nel senso della vita, anche nel senso di tutto. Sì, è vero. È una confessione de sua vulnerabilità, bello, proprio bello. Poi è bello vedere Sofì che racconta, perché si emoziona, perché come ha detto lei l'ha studiato. Io non l'ho studiato a scuola, Sofì, come magari se tu mi chiedi di raccontarti qualche autore di quelli che erano quelli che ho approfondito maggiormente quando ero a scuola, anch'io sicuramente mi emoziono, perché poi capita che trovi quell'artista che ti coinvolge o ti affascina più di altri. E vedere tu che racconti di Eliot dimostra proprio che è stato un personaggio che, come possiamo dire, che ti ha coinvolto, che ti ha appassionato e che ti ha veramente... tra tutta la vita, perché poi sono andata all'università per studiare lettere, sì, e ho portato il proprio libro della scuola superiore insieme con me, questo libro delle poesie di Prufrock, con tutti i miei punti, tantissimi appunti. E poi, ti ricordi l'altra settimana stavamo dicendo non prestare mai i libri alle altre? No. Qualcuno aveva un compagno di studi, dice: la mia ragazza sta facendo l'esame della maturità, ha detto: va bene, te lo presto questo perché ho tutti gli appunti. Oh. Che era proprio, poi tutto quello era proprio la mia esperienza nell'aula, tutto, che era bello. Eravamo certo. Un gruppo molto intimo quando facevamo e parlavamo di Prufrock, e non ho più visto quanto mi sono dispiaciuto. Immagino, ti vedo, si legge proprio nel volto, ve lo posso trasmettere, ve lo provo a raccontare io, ma si vede. E poi non posso neanche chiederla di restituirlo, perché sicuramente non sta ascoltando Radio Stella, mi dispiace. Ma perché non è neanche di qua? Mannaggia! Se si passa la voce qualcuno che sta in Inghilterra adesso, ecco. Se vede per caso un T.S. Eliot sulla libreria di qualcuno, apritelo e scoprite se ci sono tanti. Smile. È vero, quello ti fa stare male questa cosa, capisco in pieno, guarda Sofì. Senti, so che vuoi condividere anche un altro, come dicevi prima, un'altra importante opera che poi è diventata un musical famoso, ovvero Cats. È una cosa più leggera, perché lui faceva, ovviamente era come me e come tanti, anche un amante dei gatti, perché ha scritto tutte queste poesie. Ci sono tanti poeti che scrivono sugli animali, anche Mary Oliver, un'altra poeta contemporanea, che lei fa bellissime poesie sugli animali. Comunque, per dire, c'è un'altra parte di Eliot, non soltanto questo profondo, difficile, certo. Pessimista, non lo so, turbullato, si può dire, non l'ho inventato. No, che si fa si dice le turbe mentali, però non è proprio adatto. Vabbè, sì, è abbastanza complicato e profondo e sensibile sicuramente. Infatti. Poi comunque c'è l'altra parte, perché lui fa anche queste poesie molto leggere, molto divertenti anche sui gatti. Vai. Okay, it is quite long. Let me see if I can get through it as fast as possible. Okay, it's called The Addressing of Cats. Come salutare un gatto. Okay. You've read of several kinds of cat, and my opinion now is that you should need no interpreter to understand their character. You now have learned enough to see that cats are much like you and me, and other people whom we find possessed of various types of mind.
For some are sane and some are mad, and some are good and some are bad, and some are better, some are worse, but all may be described in verse. You've seen them both at work and games, and learnt about their proper names, their habits and their habitat, but how would you address a cat? So first your memory I'll jog, and say a cat is not a dog. Yeah. Now dogs pretend they like to fight. Yeah. They often bark, more seldom bite, but yet a dog is on the whole what you would call a simple soul. Of course I'm not including Peaks and such fantastic canine freaks. The usual dog about the town is much inclined to play the clown, and far from showing too much pride, is frequently undignified. He's very easily taken in. Just chuck him underneath the chin, or slap his back, or shake his paw, and he will gamble and guffaw. He's such an easygoing lout, he'll answer any hail or shout. Again, I must remind you that a dog's a dog, a cat's a cat. Continuo. Bellissimo. Non so se io non c'è so. Tempo. No, c'è poco tempo, ma poi non so. Comunque io ho compreso, per esempio, alcune parole me le sono perse, ti dico, Sofi. Però è bellissimo come descrive i gatti, cioè nel senso te li rappresenta proprio. Anche i cani, anche. Lui sì, fa la differenza assolutamente. Però questa differenza mette in risalto naturalmente i gattini, cioè li rende più particolari rispetto agli amici a quattro zampe che quasi tutti noi insomma conosciamo. E poi dici comunque i gatti sono più goriosi, sì. Il cane è un'anima semplice, dice, che è vero, a loro sì. Piacciono giocare, se basta che li gridi, che li strofini sono contenti, sì. Il gatto è molto più complicato, infatti quello. È quello, dice, mette in risalto proprio il gatto, la natura del gatto. Il cane lo dà un pochino più giuggiolone, un pochino più broccolo. Poverino. Allora Sofi, la cosa interessante è che tu dici, come mai oggi abbiamo deciso di parlare di Elliot? Perché comunque vuoi proseguire questo discorso anche all'interno della tua scuola, giusto? Sì, infatti è nata questa idea molto spontanea l'altro giorno. Stavamo dicendo già di Elliot perché c'è questo 100 anni da quando, sì, lui ha scritto questo poema Alpha J Prufrock, e poi volevo fare un aperitivo comunque fine anno per festeggiare. Va bene, perché non mettiamo insieme le, certo, cose. Poi un'amica mia che è molto brava a fare i cocktail, fammi fare i cocktail, fammi fare altro, va bene, fai i cocktail. E poi penso, ma sai che cosa, Elliot ha scritto anche un spettacolo, si chiama The Cocktail Party. Ah, allora se è nato questo, è andato tutto insieme, così facciamo un cocktail party proprio per festeggiare questi 100 anni di Elliot. Bellissimo. Non posso dire troppo perché sennò leviamo la sorpresa a quelli che saranno i tuoi ospiti, però sicuramente si parlerà di quelle che sono le opere. Sì, ma in modo molto leggero comunque, certo. Sì, qualcosina che abbiamo, sì, preparato, ma non è una cosa pesante per niente. Siamo più sulla parte delle poesie dei gatti del cocktail party. Non sarà proprio una lettura, è più comunque, come dicevo, la maggior parte è un festeggiamento nostro per la fine dell'anno scolastico, insieme con questo festeggiamento. Vabbè, però è un modo molto carino per sicuramente conoscere, per imparare. Io sono sempre favorevole, lo sai, quando c'è qualcosa di nuovo e scoprire magari anche un artista o riscoprire è sempre un piacere, quindi è già bello, è bella questa iniziativa. Poi leggere anche opere di questo genere io credo che accresce, per tutte le persone che stanno studiando una lingua, accresce la loro sensibilità ma anche la loro conoscenza e l'utilizzo. Ma è sempre un veicolo per parlare alla fine, certo. Perché alla fine tante persone vogliono imparare inglese, e questo è un modo anche, spero, divertente di farlo, certo. Come dicevo, in modo leggero, uno non deve avere paura, per carità, di venire perché la gente veramente ha paura un po' di poesia in generale, c'è un po' di diffidenza, sì, come forma di scrittura. Possiamo dire quindi che sarà un aperitivo letterario, perché da noi si chiamano aperitivi letterari, però impostati in maniera diversa rispetto ai soliti aperitivi letterari, dove c'è la persona in piedi che legge e così via. No. Sì, sarei un po' cauta di dire un aperitivo letterario, perché lo dà poi un'etichetta. Okay. E già la gente inizia a pensare, allora sarà imposto così, così, così. Non sarà imposto. Ecco. Allora, è senza impostazione.
comunque è una cosa molto libera. Comunque Elliot sarà presente. Sì, in qualche modo. Sì. Fate la seduta spiritica. Lorna tra noi. Terribile, aiuto, fuggite dal palazzo. No, né quello, e non ci sarà nessuno vestito come Elliot, ok, niente di quello. Thank you very much, Sylvia. Che ne so, sembrava quello. Fate il richiamo dall'oltretomba per i 100 anni. Lo sento, ci sei. Sophie, ci ti sei. Vedo da, vestita da medium. No, sono vestita di marinaia, veramente. Devo cambiare i vestiti. Che forza. Devo portare che voi teniamo tutte le mani in cerchio. In cerchio, con le candele, il libro. Bene, anche questo, No. Ho sconvolto Sophie Bennett. Bello però, complimenti. Quindi un aperitivo, poi sicuramente sì, il cocktail aiuterà a mantenere lo spirito euforico. Ok, se veramente, non lo so, o vieni per la curiosità a vedere questa serata. Sophie, l'ho fatta ridere perché ragazzi si immagina con la seduta spiritica lì nel terrazzo della sua scuola. La cosa bella è che poi alle 9. Che succede alle 9? Alle 9 c'è un altro incontro letterario di Orwell, George Orwell. Farete... Se fosse riusciamo a venire tutte. Ragazzi, attenzione che questo venerdì sarà un venerdì speciale, ci sarà la rievocazione, chi lo sa, magari troverete dei fantasmi che girano, magari anche Shakespeare facciamo venire. Rievocazione di artisti della letteratura inglese, ci sarà un'invasione tra le strade civitavecchiesi e anime sperdute che girovagano. E tutto questo perché? Perché è stato fatto un cocktail, aperitivo cocktail, preso la scuola Bennett School il venerdì, questo venerdì alle 19. Grazie Sophie. Okay, thank you. Adesso l'ho fatta morire dalle risate. A domani, ciao.